about that. A fairy can get through the barrier. I believe I saw fairy's light in the forest last night. Abbiamo aspettato ben 25 anni per mettere le mani in Occidente su Seiken Densetsu 3, il JRPG cult di Squaresoft, uscito tanti anni fa su Super Famicom. Oggi lo troviamo all'interno della Collection of Mana e lo abbiamo giocato a fondo alla recente Gamescom. Ecco tutte le nostre impressioni. Mettiamo subito una cosa in chiaro. Il remake di Trials of Mana non ha niente a che vedere con il Secret of Mana in 3D uscito lo scorso anno su PC, PlayStation 4 e PlayStation Vita. Mentre Secret of Mana aveva ricevuto un restyling impietoso restando pressoché identico nel gameplay, ma introducendo il doppiaggio e una grafica poligonale artisticamente priva di personalità, il lavoro dietro Trials of Mana sembra finora molto superiore per qualità e impegno. Dai pochi minuti passati con la demo del gioco alla Gamescom 2019 è apparso evidente che l'obiettivo del team di sviluppo sia quello di preservare la storia e gli elementi più caratteristici del gioco originale, ma mettendo in piedi un gioco di ruolo che appaia attuale e dinamico, dalla telecamera passando per il sistema di combattimento. Una volta ingaggiato un combattimento contro un nemico, è possibile attaccare con colpi leggeri e pesanti, concatenare combo, attivare tecniche speciali, nonché schivare, correre e saltare per eseguire attacchi in aria. Al netto di qualche animazione ancora poco elegante, l'esperienza in tempo reale risulta fluida, intensa e divertente, mentre l'approccio al combattimento cambia anche in base al personaggio che si decide di controllare. Come nel gioco per Super Famicom, infatti, all'inizio dell'avventura bisogna formare un party di tre eroi, scegliendoli da una lista di personaggi piuttosto diversi. Duran è uno spadaccino bilanciato con una discreta potenza d'attacco e una buona difesa, ma che è pressoché impedito nell'utilizzo delle magie. Hokai fa uso di pugnali, ha una scarsa difesa ma è veloce e alte probabilità di trovare buoni oggetti. Angela è un'incantatrice che combatte lanciando magie dalla distanza e attacchi ad aria e così via. Oltre ad avere diverse abilità in combattimento, ciascun personaggio ha anche un proprio background narrativo con una missione unica da portare a termine. Le ambientazioni che si attraversano nel corso dell'avventura e i boss da sconfiggere restano gli stessi a prescindere dagli eroi selezionati, ma cambiano le motivazioni, le missioni e i dialoghi, permettendo a chi volesse di giocare Trials of Mana due o più volte per rivivere il viaggio da prospettive differenti. La sequenza che era possibile giocare in fiera era tratta dalle fasi iniziali dell'avventura, quando Duran decide di aspettare la notte per sgattaiolare fuori dalla città e investigare una caverna vicina. Nel gioco originale si raggiungeva il boss del primo dungeon dopo meno di un'ora, ma gli sviluppatori ci hanno assicurato che per via di sequenze inedite, dialoghi più articolati e l'aggiunta di numerose scene di intermezzo, il remake di Trials of Mana durerà sensibilmente più dell'episodio su Super Famicom, sebbene non ci è stato detto quanto. Torna ovviamente il ciclo giorno-notte che ha rappresentato una delle grandi innovazioni di Seiken Densetsu 3, ma a differenza della versione riproposta nella Collection of Mana, questo remake non presenta una modalità cooperativa per due giocatori. Chi volesse potrà invece personalizzare la componente sonora, scegliendo tra il doppiaggio inglese e quello giapponese, oppure tra le musiche originali e i nuovi arrangiamenti. Dopo questo incontro alla Gamescom 2019 non vediamo l'ora di tornare a giocare con Trials of Mana. L'unica piccola criticità è la mancanza del doppiaggio in italiano.